la regione. Un'ultima cosa, siccome c'è un po' di confusione, di paura sull'entrata in servizio dell'automedica con il medico e l'infermiera a bordo, ci può dire qualche cosa su questa nuova organizzazione che non so se partirà aprile, se avete già deciso quella data o se c'è un'altra data, giusto per spiegare ai cittadini come funziona semplicemente e soprattutto capire se il medico che va sull'automedica è lo stesso che è in pronto soccorso, se è un altro, nel senso che comunque è nel pronto soccorso, ma poi non è che il pronto soccorso magari rimane sguarnito, capire questo. Perché? Diciamo che questo è un progetto su cui stiamo lavorando da tempo, che prevede vari step. Ora il primo step è quello che prevede l'introduzione di un'automedica composta da medico, infermiere e soccorritore. Sì. Questo diciamo è probabilmente la prima esperienza dell'attuazione delle nuove disposizioni regionali, quindi è un'automedica molto forte che consentirà un arricchimento del servizio. E in questa prima fase un'automedica rimarrà presso l'ospedale, staziona lì insomma invece che sul terzo settore, in modo da dar mano quando non è in servizio al pronto soccorso. Però non è un medico del pronto soccorso, ecco, che è un servizio, no, ok, certo, è un medico rafforzato, perché proprio su questo c'era confusione, non è che si toglie, no. È un rafforzamento.